Se questo video supererà i 100 like, metterò la webcam nei miei video. E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ora vi starete chiedendo perché non sono nel mondo di Minecraft. Infatti questo doveva essere l'ottavo episodio della serie vanilla di Minecraft. Poi ieri, a causa del maltempo e c'era un forte evento, andava e veniva la corrente. Io mentre ero nel mondo e stavo sistemando quello che dovevo fare prima di iniziare a registrare l'ottavo episodio, sono andata alla corrente e si è corrotto il file dal mondo. Ora oggi c'è pure allerta meteo, non sono andato a scuola neanche per questo. Però questo, diciamo, non mi dispiace. Non mi stava piacendo il mondo. Creiamo questo nuovo mondo. Questa è pure la terza volta che provo a registrare questo video. Ieri avevo provato e se n'è andata di nuovo la corrente. Oggi in un mondo sono morto due volte. Poi ho perso pure la registrazione, quindi insomma è sfiga. Questo mondo lo voglio giocare in modo diverso rispetto a come ho giocato l'altro. In quel modo alla lunga sembra sempre ripetitivo, arrivi, fai la casa. Ora voglio trovare un luogo buono dove farmi la casa. Magari prima trovare qualche villaggio, trovare dei tesori. Intanto mi faccio spada e piccone di legno e magari mi faccio anche una barca. Questa zona non mi dispiace, però sai com'è, voglio girare prima o poi il mondo per vedere com'è. No, davvero, sono spawnato vicino a un villaggio. Non ci credo. Vediamo che c'è in questo villaggio. Però già vi dico che non mi rimango qua. Speriamo di saccheggiare questo villaggio. Patate. Scusa contadino, poi tu tanto ne hai tante, le puoi ripiantare. Già, bel carbone, questo non guasta mai. Facciamo il piccone in pietra così mi sbrigo. Già che ci sono, completo tutto, faccio una fornace. Spada, ascia, apro la mappa magari e vediamo cosa riserva per noi questo villaggio. Intanto questo letto me lo prendo. Un po' di patate, un po' di mele. Sappiamo che una mela al giorno toglie il medico di torno. No, ho sbagliato. Non mi stai inseguendo, vero? Devo prendere tre blocchi. Ciao bro, che si dice? Se mi daresti qualche pezzo di ferro, sai che non mi farebbe male, eh? 4. Tanto sempre patate, mele. Potrei anche prendere le casse, tanto ai villager non gli servono. Uno stone cutter, lo posso prendere. Carote. Grazie, signor contadino. Però non te le devi prendere, sennò che me le prendo a fare. Grazie del suo raccolto, non c'era bisogno. Salve, libraio. Cosa si dice da queste parti? Sai com'è, un po' di libri pure io li vorrei leggere. Poi tranquillo, poi le restituisco. Lui mi ha creduto, eh. Ma è possibile che non hanno delle balle di fieno? O non ci sono proprio in questa versione? Grazie di tutto. Anzi, le carote ci sono rimasto male, non me le avete date. Signor contadino, poi le venga a ripiantare lei. Io vado. Allora, vediamo di trovare un luogo migliore. Che spavento, mi sembrava che mi doveva attaccare, ma era perché avevo le carote in mano. Un po' di carbone non fa mai male, soprattutto all'inizio. Con le carote sono messo abbastanza bene come cibo. Perché ho lo stone cutter nell'inventario rapido. Andiamo. Allora, ho visto un portale. Potrei prendere anche queste zone di pianura, sono buone, però non è pianura, è un po' in collina. Vediamo cosa c'è in questo portale. Però Minecraft è normale, secondo me è un po' scarno. Non ci sono tanti dungeon. Che è sta poverata. Posso fare un accendino se vuoi. Toglie le pepite. Mi faccio un piccone e raccolgo quest'oro. E ora questo qua sopra. Se cadeva nella lava, giuro che qualche bella parolina poteva partire. Sta diventando pure notte. Preso? Sì. Dormiamo e domani continuiamo. Ma lasciamolo. A voi vi lascio vivere. Barca, dimenticata dall'altro lato. Ho voglia di prenderla. Di nuovo la barca. Certo, se no me la devo fare a piedi. Andiamo in barca. Costruire una casa in montagna. Una bella idea. Una collinetta che si vede da qua da fuori. Non ho la più pallida idea di come fare la casa. Però sicuramente la vorrò fare in modo particolare. Ma quello è un altro portale. Sì, è un altro portale. Ah, comunque sì, questa è la mia nuova skin. Anche se è donna, chi se ne frega. Tanto chi è che paga per le skin su Minecraft? Ho trovato questa skin gratis, l'ho presa. Un altro portale. La cassa. E qua. Campali con protezione 2. Questi campali me li posso mettere.
E c'è l'oro là e l'altro asso di oro non c'è? No, non c'è. Vediamo di raccogliere questo blocco d'oro. Per ora non mi serve a niente, però potrà servire in futuro per scambiare con i pillager. Con i villager, sì, con i piglin. Durante il tragitto posso raccogliere un po' di legna che mi potrà servire in questa adventure series. Vedete che doti di inglese ovviamente in questa serie di avventura di niente, di che. Sai che non mi dispiace però questa zona. Sono tanti alberi, si trova in più livelli. Però no, non mi piace. Neanche quel bioma di là mi piace. Devo stare attenti a non rompermi le gambe. Sai che però un po' di monche lo potrei cominciare a prendere. Perché mi servono per la pelle. Oltre che mi danno un po' di esperienza. Anche tu. Così ci faccio il guanciale, magari faccio una bella carbonara col maiale. Questa è la neve polverosa, la neve normale. Perché ho l'inventario stracolmo. Ecco, questa è la neve polverosa. In teoria questa tipo con un secchio la posso raccogliere. No, e questo non lo sapevo. Che sono queste novità? In teoria avevo visto da un video che se mi faccio le scarpe in pelle non sprofondo nella neve. Vediamo se funziona. Forse la... In teoria ora non dovrei sprofondare più. Almeno vedete cosa sono servite quelle mucche? Bella questa zona. Questo che cercavo. Tipo qua sotto tutte case. Ma sono un poveraccio. Posso farmi le carrette d'oro? Perché me le mangio senza oro? Almeno durano un po' di più le carrette d'oro, in teoria. Nella versione sul PC durano un po' di più. Comunque, ragazzi, mi sa che ho trovato il posto dove rimanere. E dal prossimo episodio si ricomincia. La voglio strutturare in modo diverso anche il modo in cui devono uscire gli episodi. Nel prossimo video capirete tutto. Che dire, è una bellissima zona, proprio come la cercavo io, tutta pianeggiante, con qualche collinetta. Cominciamo a posizionare qualcosina. Creo questo piccolo accampamento qua. Mi segno lo spawn point e magari mi faccio qualche cassa dove lascio tutto l'inventario. Leggermente pieno, che dite, no? Posiamo tutto qua e poi mi sistemo l'inventario. Mi prendo un po' di legno, ferro, un libro. Potrei cominciarla a fare ora qualcosa. Delle piume mi servirebbe. Le coordinate sono queste di qua. 1750 meno 460. 460. Preparo quello che mi serve per il prossimo video. Mi serve una sacca di inchiostro e una piuma. E qua c'è un po' di mare. Ma certo che io non ho portato neanche cibo dietro. Vediamo se ci sono degli squid qua. Piuma? No. Tu, piuma, me la dai? Dice, non c'è bisogno di uccidermi per prendere la piuma. Ma io ti devo uccidere. C'è un altro villaggio qua. Piuma, sì. Torniamo alla base. Qua non mi devo dimenticare che c'è un altro villaggio. Sempre se non è lo stesso, magari ho fatto un giro pazzesco, sono andato a finire dall'altra parte. Ma non dovrebbe essere lo stesso. Non so neanche se continuerò il numero di video della scorsa serie o se inizio a ricontarli da capo. Un po' altina questa zona, eh. Si sale e si scende di nuovo. Però è una bella zona. Ci sono i fiori, ci sono... Una bella zona. Creiamo quello che devo fare. Un libro, una sacca di inchiostro e una piuma. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Iscrivetevi per altri nuovi contenuti. Se questo video supererà o raggiungerà i 100 like, metterò la webcam nei miei video. Ciao! E per chi è arrivato alla fine del video, voglio che commentiate con "mostraci il cane".